sulla cosa, però l'ho detto giusto. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti e benvenute alla puntata di oggi di Storicamente, la rassegna che ormai da tanto tempo organizziamo dedicata ai temi della storia della psichiatria. C'è qui con noi di nuovo Gaddo Maria Grassi, benvenuto Gaddo, bentornato. Grazie, buongiorno Chiara. Che ci accompagnerà anche nel 2024 in alcune delle nostre dirette. E oggi è qui con noi per parlare di un altro dei pazienti famosi, illustri, passati da San Lazzaro. Capita spesso che ci chiedano: ma c'è qualche paziente noto che è stato ricoverato lì da voi? E normalmente il primo pensiero sempre corre a Antonio di Gabue, il pittore di cui abbiamo parlato più volte anche proprio nel corso delle nostre dirette. Oggi vi parliamo di un'altra persona che è passata dal San Lazzaro e che poi è diventata famosa, in realtà già prima, come scrittore, Clemente Ribora, un poeta non conosciutissimo forse, però è un poeta del Novecento italiano. E perché andiamo a prendere la sua storia? Non perché vogliamo fare una sorta di gossip retroattivo dopo 100 anni, andare a vedere gli scheletri nell'armadio di personaggi più o meno famosi, ma perché da un lato ci interessa sottolineare come nel caso appunto di Ribora, una persona che ha attraversato una fase di crisi, anche appunto con un ricovero in ospedale psichiatrico, sia poi riuscita ad avere una vita perfettamente soddisfacente, quindi un esempio di guarigione, di miglioramento, soprattutto grazie anche a delle condizioni dell'ambiente che lo circondava, che vedremo che l'hanno aiutato anche in questa sua ripresa. E poi perché proprio il fatto che lui sia uno scrittore, un poeta che abbia lasciato tante testimonianze autobiografiche, ci aiuta a completare un po' la sua biografia proprio, ci dà anche il suo punto di vista, scritto qualche anno dopo, su quella che è stata anche la sua esperienza di malattia e di ricovero. Anche perché se ci dovessimo affidare la sua cartella clinica, che poi qui magari la facciamo vedere un attimo quando ne parliamo, avremo veramente pochi dati e poi ve lo andiamo effettivamente a raccontare. Dirò solo due parole sulla sua biografia, la trovate ovviamente ovunque. È nato a Milano nel 1885, lavorato come insegnante mentre appunto iniziava a pubblicare a partire dal 1913 le sue raccolte di poesia, subito apprezzate nell'ambiente letterario milanese e poi italiano. Nel 1915, allo scoppio della Grande Guerra, viene richiamato appunto come soldato con il grado di sottotenente, che avrà poi indicato anche in cartella quando arriva a San Lazzaro, e viene mandato al fronte sul Monte Podgora, dove partecipa appunto a delle vicende belliche, come insomma sapete, abbastanza intense. In particolare, a causa dello scoppio di un ordigno che scoppia vicino a lui, inizia ad avere una serie di disturbi, per cui viene mandato a Mantova al deposito di fanteria, dove trascorre una prima parte della sua vicenda appunto di ricoverato. Prima però ti chiedo, Gaddo, di fare un passo indietro, no? Riprendiamo un discorso che abbiamo fatto anche in altre dirette, vi ricordo, le trovate poi sempre tutte anche sul nostro canale YouTube, però riassumiamo un po' la situazione della psichiatria al momento della Grande Guerra. Eh sì, la psichiatria già da alcuni anni o alcuni decenni in realtà aveva guadagnato un suo spazio sociale e quindi erano anni in cui i manicomi si erano già affermati come strumento, come modalità di internamento delle persone folli e la metodologia di cura psichiatrica passava appunto attraverso i grandi manicomi. È una psichiatria che negli anni della Grande Guerra trova naturalmente una sua ulteriore consacrazione perché c'è molto bisogno di cure psichiatriche. Perché? Perché i manicomi o perché in generale le retrovie del fronte vengono invasi da una grande massa di soldati che soffrono per ciò che vivono, per i traumi che vivono al fronte. E quindi lo Stato italiano deve dotarsi di veri e propri servizi psichiatrici di guerra. Ne allestiscono quattro, uno per ogni armata, e che sono dotati a loro volta di ospedali psichiatrici
piccoli ospedali nelle retrovie, di luoghi di cura nelle retrovie, e anche poi fanno riferimento ai grandi ospedali che sono invece già esistenti. Il San Lazzaro è naturalmente uno di questi ospedali che si trova a dover subire un impatto molto rilevante, appunto, di soldati che arrivano dal fronte. Basti pensare che all'inizio della guerra il numero di ricoverati al San Lazzaro è di circa 1.300 e dopo, alla fine della guerra, all'inizio del 19, è di, mille, di più di, mille, di 2.100 e quindi diciamo c'è un aumento di quasi il 50% del flusso dei ricoveri. Perché vengono ricoverati? È facile da dire. Vengono ricoverati perché agli psichiatri tocca un compito molto importante sia sul piano clinico ma anche sul piano sociale e diciamo del militare. In primo luogo devono dare cure, assistenza, sollievo e magari anche ripararli dal freddo, dallo shock delle privazioni della trincea a quelle tante persone appunto che necessitano di essere recuperate per poi essere rimandate al fronte a combattere. E questa è una parte però solamente, forse la parte preponderante, ma è solo una parte delle persone che afferiscono al servizio psichiatrico di guerra. Ci sono però anche altri che sono persone che comunque non potranno recuperare, forse perché erano già affetti da una patologia preesistente, forse perché comunque non sono più in grado, a seguito della patologia sviluppata in guerra, di tornare al fronte. Questi avranno, per questi invece, il sistema psichiatrico civile, quindi i manicomi, apriranno le loro porte, quindi sono persone destinate poi ad andare nei manicomi civili. Oltre a queste due categorie ce n'è una terza ed è quella dei simulatori, quindi gli psichiatri avranno il compito difficile a volte e molto impegnativo di smascherare anche i simulatori per riaffidarli all'esercito per poi, che poi, no, perché poi potesse provvedere a riutilizzarli nelle modalità che ritenevo opportuno. Quindi diciamo un compito importante e Clemente Rebora è una delle tantissime persone che dal fronte, a seguito proprio di un evento in particolare traumatico, una delle tantissime persone che vengono inviate e come dicevi, inizialmente al centro di Mantova. Sì, al centro di Mantova Rebora rimane per quasi tutto il 1916, quindi il secondo anno dopo che appunto nel 15 c'era stato questo episodio traumatico. E al deposito di fanteria, potremmo dire, insomma, allontanato dal fronte, messo a far compiti più da civile, non è ancora ricoverato, ma viene sottoposto per 3 volte nel corso dell'anno a distanza di qualche mese a delle visite, a delle perizie, potremmo dire, insomma, a delle analisi da parte degli psichiatri e dei medici che cercano di stabilire qual è la sua condizione e quali sono le considerazioni che fanno durante queste 3 visite ai medici che vedono Rebora. E qual è la diagnosi che fanno a Rebora? Ora, questa trasmissione di oggi si chiama proprio Le tre diagnosi di Clemente Rebora, no? Perché ci permettono le diagnosi che vengono fatte su di lui, o comunque le osservazioni, il parere che viene dato su di lui, ci permette di cogliere, ci dice qualcosa su Clemente Rebora, ma ci dice anche molto sulla psichiatria del tempo e ci permettono queste diagnosi che andremo a vedere di cogliere appunto diversi aspetti. Intanto, allora, era ricoverata a Mantova, ha fatto queste tre visite nell'arco di un anno, ne avrà fatte anche altre naturalmente, ma diciamo la commissione deputata arriva alla conclusione, a delle conclusioni diagnostiche che servivano naturalmente con uno scopo molto importante, come dicevo, quello di mantenere il congedo, quindi il primo referto è del gennaio del 16, quindi poco dopo,
il secondo del luglio, del 16 e il terzo del novembre, quindi ogni volta veniva confermata il congedo temporaneo e quindi l'assenza di il diritto di revola di stare, di non tornare al fronte, con la terza visita di questa commissione medica, verrà poi prorogato di un altro anno. Quindi, diciamo, l'esito di queste visite permetterà a Rebola di vedere riconosciuta una malattia. Quale malattia? Leggiamo quali sono le diagnosi. Tre diagnosi, ma queste sono la prima, cioè sono tutte molto simili. Squilibrio nervoso a tipo vasomotorio in gennaio del 16. Squilibrio nervoso a tipo vasomotorio e deperimento organico la seconda volta. Deperimento organico, oligoemia ed esteso neurastenia in soggetto a originaria debole costituzione è la terza diagnosi, la terza di questo primo gruppo che sostanzialmente vedete si assomigliano molto. Di cosa stiamo parlando? Allora, squilibrio nervoso a tipo vasomotorio vuole dire che sostanzialmente c'era un afflusso di sangue, secondo i medici dell'epoca, insufficiente al cervello di Clemente Rebola, quindi una patologia organica sostanzialmente, cioè una mancanza di sangue che poi determinava la malattia. Che è la stessa identica cosa, definita dalla parola oligoemia, cioè quindi sostanzialmente poco sangue, di nuovo poco sangue. Immaginiamo al cervello, visto che parliamo di una patologia psichiatrica. E ancora esteso neurastenia, quindi la neurastenia è la debolezza del sistema nervoso, esteso sta per le percezioni, l'anestesia è la mancanza, no? Quando la persona viene addormentata, quindi l'esteso astenia significava una debolezza delle percezioni e una debolezza del sistema nervoso e quindi una stanchezza e quindi una fragilità del sistema nervoso. Nell'ultima di queste tre aggiunge anche in un soggetto a originaria debole costituzione, quindi una persona che comunque già prima era debole, una fragilità del sistema nervoso, poco flusso di sangue in una persona già debole costituzionalmente prima. Quindi una diagnosi che si muove completamente in un ambito di tipo biologico, neurologico, diremmo oggi, no? Una diagnosi che non ci dice assolutamente nulla del trauma. Oggi sarebbe facile pensare a, è anche molto conosciuto, no? Il cosiddetto PTSD, la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress o comunque collegare come era, credo evidente poi anche per tutti i cittadini, per i soldati sicuramente, collegare la sofferenza psichica dei soldati con l'esperienza che stavano vivendo. Ecco, vedete, ci può stupire, ma le diagnosi che erano formulate e che dovevano servire a Rebora poi per non tornare al fronte, perché di fatto sono diagnosi che gli sono servite per non essere rimandato in trincea, sono però diagnosi nelle quali si fa riferimento esclusivamente a degli aspetti di tipo biologico, a degli aspetti di tipo di vascolare, a degli aspetti legati alla struttura del sistema nervoso e non all'esperienza umana che stava vivendo. Perché questo? In modo così, no? Questo scarto così che appare oggi a noi così evidente. Per due motivi, potremmo dire. In primo luogo, perché questo era coerente comunque anche prima dell'inizio della guerra, con una, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, con una visione della psichiatria che era sostanzialmente di tipo appunto biologico, quindi la psichiatria, la malattia mentale, è una malattia del cervello. Quale che siano le cause scatenanti, devo comunque andare a cercare nel cervello o il germe o il batterio o la insufficienza vascolare o un'altra patologia, perché se anche non la trovo oggi, la scienza mi aiuterà a trovarla domani, ma c'è una patologia del cervello. Oggi potremmo dire che sì, lo si trova nei neurotrasmettitori, lo si trova anche esiste, no? Chiaramente una
un corrispettivo poi agli disturbi psichiatrici, magari non grossolanamente solo nel carente afflusso di sangue, più appunto in aspetti micro, però diciamo all'epoca c'era chiaramente una, come si vede da queste diagnosi, una sottovalutazione di un elemento che appariva veramente difficile da trascurare, cioè il fatto che era in guerra. E quindi da un lato era coerente con col modello teorico di comprensione della malattia mentale degli psichiatri dell'epoca. Dall'altro era anche utile, era funzionale questo lavoro che dovevano fare gli psichiatri, perché se invece avessero posto l'accento sui danni che la guerra poteva causare nei soldati in trincea, sulle condizioni disumane, sul fatto che qualunque persona in quelle condizioni di estrema sofferenza fisica, psichica e di rischio per la vita, poi avrei potuto sviluppare la malattia mentale, ecco, questo certamente avrebbe poi messo in cattiva luce quella che era l'impresa bellica e da parte dell'esercito e dell'Italia non era certamente gradita una visione di questo tipo. Quindi questo mettere l'accento esclusivamente su una patologia di tipo organico era anche funzionale e lo era, e a conferma di questo, leggo un paio di qualche frase tratta da articoli scritti, uno da Placido Consiglio, che era il direttore del centro psichiatrico di prima raccolta proprio di Reggio Emilia, e che nonostante il grande afflusso, come dicevo, di pazienti che arrivavano, di soldati che arrivavano dal fronte, lui dice. Scrive, d'altra parte, sinora da noi non sono stati numerosi i casi di psicosi durante la guerra, psicosi probabilmente inteso anche in termini più ampi che non con il significato che diamo oggi a questa diagnosi. Ciò depone bene per il carattere italiano, rivelatosi veramente iperstenico nella tempra e nell'umore e nel sopportare fatiche, disagi e terrori di guerra. Non è esattamente la descrizione che ci arriva da Caporetto o ad altre situazioni, insomma, e soprattutto non era forse quello che vivevano loro quotidianamente. Ancora Emilio Riva scrive in un altro articolo: molti dei militari che sono stati riformati durante la guerra per malattie mentali presentavano grave ereditarietà neuropsicopatica o erano già stati antecedentemente riformati per psicopatia. O le informazioni dei carabinieri li definivano come soggetti strambi, nervosi o comunque anormali. E quindi si aggiunge anche il parere dei carabinieri, come dire, un'altra diagnosi ancora, potremmo dire, quella che o erano già malati, o erano degenerati, o avevano dei familiari degenerati, o comunque almeno i carabinieri li avevano già segnalati come personaggi un po' strani e bizzarri. Quindi un grande bisogno, naturalmente, di essere, diciamo, considerati malati già da prima, affetti comunque da una patologia che prima o poi si sarebbe rivelata, quindi sollevare la guerra e le sofferenze belliche dalla responsabilità di avere determinato una malattia. Per tornare alla storia del nostro Clemente Rebora, la terza di queste certificazioni, possiamo dire, ebbe comunque il buon risultato per lui, certamente, di garantirgli un altro anno a Mantova. Infatti venne valutato dalla Commissione Sanitaria Centrale per la zona di guerra di Verona, che c'è tutta un'organizzazione sanitaria, come è normale che sia, il 7 dicembre del 17, che lo inviò al manicomio San Lazzaro di Reggio Emilia. E lì inizia appunto un altro pezzetto della sua storia con altri.
Sì, ed è qui appunto che entra in gioco la nostra cartella. Adesso ve la faccio vedere, vedete, effettivamente è molto semplice, molto stringata. Chi conosce le cartelle del San Lazzaro sa che di solito sono un pochino più ricche, però è tipico per le cartelle dei militari di quest'epoca, ricoverate durante la Prima Guerra Mondiale, avere effettivamente degli incarti molto sottili con delle informazioni lacunose, e questo è appunto anche il caso di Clemente Arbora, tant'è che vi faccio vedere, vabbè, non si vede benissimo forse, però in realtà quasi tutta la cartella non è compilata, a parte i dati anagrafici qui. Questa parte centrale che doveva ospitare la diagnosi non è stata compilata, è compilato soltanto l'esito finale. E anche all'interno del fascicolo c'è poca documentazione, poco ma interessante. Vedremo poi perché soprattutto c'è una lettera su cui poi dedicheremo un po' di spazio. Non sappiamo quindi dalla cartella qual è la diagnosi che i medici del San Lazzaro per un ricovero che è durato comunque insomma, un mesetto circa, quindi non neanche tantissimo tempo, fanno a Clemente Rebora. Abbiamo però, come dicevamo all'inizio, delle altre fonti, molto preziose perché ci vengono proprio da Rebora stesso, che nei suoi diari parlerà invece di quella che è stata la diagnosi. Quindi ti chiedo se ci racconti un po' questo aspetto, questa altra diagnosi di Clemente Rebora. C'è un'altra diagnosi particolare, veramente curiosa, e di cui ci parla Rebora nel suo diario intimo, quindi in una pubblicazione che farà successivamente. E dice: quando ero all'ospedale psichiatrico San Lazzaro, mi hanno diagnosticato la mania dell'eterno. Diagnosi veramente particolare, molto strana. Che non contraddiceva, attenzione, in realtà non abbiamo la diagnosi sul frontespizio, che sicuramente avrebbe ricalcato quelle precedenti di cui abbiamo avuto, no, traccia dal ricovero a Mantova, quindi diagnosi sostanzialmente organiche, però a cui si potevano sommare, e nel caso specifico, è Rebora stesso che lo riferisce. Si sommava un'altra diagnosi di mania dell'eterno. Che cos'era la mania? Allora, il termine mania dobbiamo intendere come pensiero fisso, come idea prevalente, o come delirio, oppure come idea ossessiva. Diciamo comunque c'era tutta una casistica di monomanici come persone paranoiche, ad esempio, o comunque con un pensiero prevalente sugli altri. Che ricevevano sostanzialmente una diagnosi descrittiva, erano frequenti, no? La monomania, monomania nostalgica, la monomania ipocondriaca, la monomania cleptomanica. Fra queste, una delle più rappresentate e anche delle più frequenti, in effetti, era la monomania religiosa, quindi quando la persona aveva un delirio religioso, un disturbo, diremmo oggi, ossessivo a carattere religioso. E a Clemente Rebora, che già allora aveva una grande sensibilità umana, e già nelle sue poesie, ma anche nella sua vita, no? Dimostrò molta sensibilità e un bisogno spirituale molto forte, allora gli fecero questa diagnosi di mania dell'eterno, che ci può appunto fare sorridere, perché in fondo ci dice anche come ogni caratteristica anche individuale potesse essere in fondo psichiatrizzata, perché in fondo oggi insomma non ci verrebbe spontaneo di dire che è necessariamente patologico fare una riflessione o avere bisogno di una riflessione personale sul significato, ad esempio, dell'eternità, o comunque su valori spirituali che evidentemente Rebora manifestava durante questo breve ricovero in San Lazzaro. E di nuovo però la guerra non c'è, cioè non si sente quello che evidentemente era stato il motivo del grande. Lui era arrivato da una trincea, era scoppiato un colpo di mortaio vicino, era rimasto anche mezzo sepolto in mezzo alla terra, che hanno dovuto liberarlo delle montagnole insomma, che si creano quando ci sono degli scoppi vicinissimi, e tutto questo non c'è. Però, sempre dagli scritti di Rebora,
ecco, la guerra esce, ed esce in questo modo, anche molto lirico, molto poetico, essendo lui appunto, avendo appunto una dote, che era quella di tradurre in un linguaggio anche poetico i sentimenti. Cosa scrive della guerra Rebora? Quando questa è una lettera che scrive alla madre. Quanta umanità in stato così terribile, mamma mia, sono nella guerra ove è più torva, fango, mari di fango e bora freddissima e putrefazione, fra incessanti, cinici, rombi, violentissimi. E Checco, che era poi il suo soprannome, fatto aguzzino, martirio inimmaginabile. Lo sforzo di tenere su queste larve d'uomini, lui era un sottufficiale, non mi lascia più espressione. Ho la calma abitudine e la sana ruminazione di un bue. Il tormento umano va per conto suo. Quanto potrà gridare la verità? Questo è quello che scrive Clemente Rebora alla madre. Certamente la verità non grida dalle cartelle cliniche degli psichiatri, né di quelle di Mantova, né di quelle del San Lazzaro, ma non per fare una critica che sarebbe antistorica naturalmente. Però diciamo, Rebora in quel momento, ecco, grida veramente che cos'è lo stato, la condizione del soldato in trincea, lo grida con parole, pur in una lettera alla madre, non erano versi di poesia, ma lo grida in modo molto, molto convincente, molto forte sul piano anche stilistico, a mio avviso, ma comunque non si può rimanere, no, indifferenti rispetto a queste parole. E ecco, Rebora ci dice che cos'è la guerra. In San Lazzaro ci dice anche un'altra cosa, ha detto evidentemente anche un'altra cosa ai suoi medici che lo assistevano, al personale, e che anche l'esperienza della guerra probabilmente gli aveva confermato quella che era comunque una propensione a sviluppare una riflessione spirituale. Sì, effettivamente sono parole decisamente toccanti e ci fa ancora più impressione pensando che appunto nel caso di Rebora, ma anche, come ho detto, di tutti gli altri quasi 5.000 soldati che sono passati qua, di tutto questo non si trova poi un eco all'interno della cartella clinica, quindi appunto tutto questo trauma evidente, anche insomma le difficoltà affrontate al fronte, sia fisiche che psicologiche, non vengono mai analizzate, mai affrontate. Dicevamo però che all'interno della cartella è conservato un altro documento molto interessante che ci aiuta un po' a capire qualche sfaccettatura della vicenda di Rebora, anche un po' di quella che era la rete che per sua fortuna aveva intorno, che forse, come dicevamo, ha aiutato anche in una conclusione più positiva del suo iter manicomiale. Si tratta di una lettera di Paolo Pini, che era uno psichiatra che lavorava a Milano, ma che, come tantissimi altri suoi colleghi coetanei, aveva fatto da giovane il praticantato al San Lazzaro. Noi abbiamo alcuni fascicoli dove vengono conservate le domande di praticantato che i giovani medici, oggi diranno specializzandi, chiedevano di accedere per un periodo per lavorare a San Lazzaro, attirati dalla fama, prima di Lini e poi di Tamburini. E sfogliandoli vediamo proprio tutti i nomi principali della psichiatria italiana, tra cui anche Paolo Pini, che qualche anno dopo, ormai ha avuto tutta la sua carriera al di là del San Lazzaro, e scrive al direttore del San Lazzaro, che era all'epoca Guicciardi, che era stato all'epoca appunto un suo compagno di tirocinio, quindi che conosceva bene. È una lettera importante probabilmente anche per le sorti di Rebora, e anche questa ci dice molto su quella che era la visione che si poteva avere di un caso come appunto quello di Rebora. Sì, e questa è un po' la terza diagnosi, fra virgolette, nel senso che non è una diagnosi, ma capiamo qualcosa di più, perché nella prima abbiamo capito quale fosse l'interesse per il funzionamento del cervello di Clemente Rebora, nella seconda la sorpresa nel vedere una persona ricoverata in manicomio con tanta passione spirituale,
E vediamo cosa dice Paolo Pini nella lettera di raccomandazione a Guicciardi. La parola raccomandazione oggi è una parola chiaramente che non è ben vista, all'epoca lo era invece molto più probabilmente consueto e anche trasparente. E infatti scrive Paolo Pini: permettimi oggi di raccomandarti caldamente un mio carissimo amico, Clemente Rebora. Il Rebora ha, sottotenente di fanteria, eccetera, il Rebora ha con sé un certificato che io gli ho rilasciato, avendolo avuto in cura per più di un anno e mezzo. Quindi probabilmente nel periodo di Mantova, in cui era al centro militare, ma era anche libero poi di spostarsi, eccetera, era in realtà andato in cura direttamente da Milano, andava a Milano, da questo importante medico. L'ho avuto in cura per un anno e mezzo. Allora dice: il Rebora è un'anima eletta di artista, sensibilissimo a tutte le emozioni, e tu comprendi benissimo come questi temperamenti siano meno adatti a sopportare i traumi della guerra. Egli ti racconterà la sua dolorosa esperienza, la sua dolorosa storia. Quello che ti posso assicurare è che il suo racconto è veritiero. Inoltre, ti prego, se ti è possibile, di avere per lui qualche riguardo, perché la sua delicatezza è tale da risentire di ogni piccola contrarietà. E quindi è proprio una lettera che si espone, no? Quindi dice: guarda, l'ho avuto in cura, stai tranquillo, non è un simulatore, non è uno che fa apposta, è veramente una persona. E questa è un po' la novità, no? Cioè, rispetto alle due precedenti diagnosi, alle due precedenti approcci, compare la persona, cioè quello che ci immaginiamo, no? Essere il fondamento della psichiatria, il fondamento dell'osservazione, la relazione, la persona. E quindi, un po' per la prima volta, Paolo Pini dice: è una persona in carne e ossa, è una persona con delle emozioni, è una persona sensibile, è una persona. E allora che merita di essere considerata per quello che è. E poi compare anche l'altro protagonista della storia, la guerra. Dice: è una persona inadatta a sopportare i traumi della guerra. È una persona che ha una storia dolorosa da raccontarti. Quindi, ecco, vediamo che in questa terza, diciamo, diagnosi, in questa terza osservazione, finalizzata appunto ad avere una conferma poi di quello che era già stato un po' deciso a Mantova nell'inviarlo poi in manicomio a Reggio Emilia, compare finalmente la persona e compare anche la guerra, cosa che nelle precedenti due diagnosi non era comparsa. Naturalmente, appunto, fa anche la sua parte ha ben presente cosa deve fare Guicciardi, deve stabilire se è un simulatore o no, eccetera. Quindi dice: guarda, ti garantisco io. Per lui, noi ci conosciamo bene, c'è stima, mi conosci, ti garantisco io che lui non sta simulando. E poi aggiunge anche un'altra cosa, dice: mi raccomando, in manicomio, se riuscite ad avere il più possibile, diciamo, qualche riguardo, dice, usa la parola qualche riguardo, perché è molto delicato e la minima contrarietà potrebbe fargli male. Cioè, sostanzialmente dice anche: non so se poi in altri tempi sarebbe finito in un manicomio uno come Clemente Rebora. La risposta è no, cioè probabilmente è anche una persona che in una struttura manicomiale, con le caratteristiche del manicomio, con i pazienti, con l'utenza, in quella situazione potrebbe anche trovarsi male. Quindi ti dico anche se puoi dargli una mano rispetto a questo, perché è così sensibile che non solo in trincea non ce la farebbe, ma nemmeno in un manicomio da ricoverato. E anche questa probabilmente era una verità, anche se il manicomio era il modo per non tornare in trincea sostanzialmente. Non so se questo ha avuto peso, in che misura, eccetera, però diciamo che dopo un mese di ricovero in San Lazzaro, Clemente Rebora verrà consegnato nel 15 dicembre del 17, verrà
dimesso e consegnato all'ospedale militare di riserva di Reggio Emilia, quindi in un ambiente non psichiatrico, in un ambiente diciamo medico generale, e nel quale probabilmente avrà avuto più libertà di quanto poteva avere all'interno dell'ospedale psichiatrico, in anche un ambiente diciamo meno caratterizzato. Quindi in fondo non so se ha avuto peso la raccomandazione o meno, ma comunque diciamo anche in San Lazzaro sono accorti che tutto sommato uno con le caratteristiche di Clemente Rebola poteva stare anche in un altro ambiente e non necessariamente in un ambiente manicomiale. E d'altra parte ce lo conferma un pochino anche il fatto che la diagnosi non l'ha nemmeno fatta, la cartella clinica è praticamente vuota, e abbiamo però la lettera di Paolo P, le lettere di Rebola, insomma le cose più vere forse alla fine di quel ricovero sono proprio quelle che ci sono rimaste in cartella. E quindi la storia di Clemente Rebola finisce così, no? La storia manicomiale è quella appunto di questo trasferimento, e poi finirà la guerra e siamo già all'inizio del 18, poi nel 18 finirà la guerra e Clemente Rebola potrà tornare anche da civile a casa sua. E dopo come va a finire la storia di Clemente Rebola? Di nuovo in modo molto molto particolare, e che ci riaggancia, potremmo dire, alla seconda delle diagnosi, no? C'è un finale, non dico a sorpresa, ma comunque che ci riporta ai ragionamenti che abbiamo fatto su queste tre diagnosi. In primo luogo, Rebola poi continuerà a scrivere poesie, sarà una persona di cultura, tradurrà classici russi, quindi una persona che manterrà un profilo molto alto sul piano culturale e di produzione letteraria. E nel 28, quindi una decina d'anni dopo, Clemente Rebola, di famiglia laica mazziniana, quindi che veniva da un contesto del tutto diverso, avrà una crisi religiosa e prenderà i voti. Sarà ordinato sacerdote poi nel 1936, e la sua produzione letteraria, le sue poesie continueranno, e anche la sua vita, visto che farà il sacerdote, sarà uomo di chiesa, sia la sua vita che la sua produzione letteraria continueranno a esprimere fortemente questo, non solo i suoi sentimenti religiosi, ma anche la sua vocazione in qualche modo per un diciamo per contenuti tipo spirituale, quella che era una spiritualità che aveva manifestato già precedentemente in luoghi e ambienti completamente diversi, come erano appunto le trincee della Prima Guerra Mondiale. E quindi possiamo dire che in fondo sia nella sua vita come persona di fede, sia nella sua produzione poetica, poi darà seguito a quella mania dell'eterno che gli era stata riscontrata e diagnosticata in San Lazzaro, e che però all'epoca era stata intesa sostanzialmente come un sintomo di malattie, che poi invece nel proseguo della sua vita Rebola svolgerà in modo del tutto diverso. Sì, questa storia appunto, come dicevamo all'inizio, no, ci invita anche alle volte a non dare troppa fede a quello che troviamo in cartella, o meglio sì, a considerarla una fonte importante che ci dice alcune cose, ma che non può racchiudere la completezza della vita di tutte le persone che sono passate dal San Lazzaro. Ovviamente non in tutti i casi abbiamo la fortuna di avere testimonianze, appunto, come la produzione letteraria, i diari, le lettere, soprattutto le poesie, come nel caso di Rebola. E concludiamo anche con un invito ad andare a riscoprirlo come poeta. Non è tra gli autori più noti del Novecento italiano, però forse speriamo di avervi anche un po' incuriosito, no? Anche soltanto leggendo qualche riga delle sue prose, a farvi un po' capire, insomma, la ricchezza dello stile, delle tematiche, anche della spiritualità che si ritrovano poi all'interno della sua produzione letteraria. Quindi grazie a Gaddo per averci condotto in questo viaggio. Un po' oggi abbiamo spaziato tra la psichiatria, la letteratura, la teologia. Grazie a te, grazie a tutti.
Io vi ridò appuntamento per il prossimo appuntamento di Storicamente, giovedì 8 febbraio saremo al pomeriggio con Francesco Paolella, vi presentiamo il fascicolo appena uscito della rivista sperimentale di Freniatria dedicato al tema di psichiatria e storia. C'è anche un tuo bellissimo articolo, Gaddo, sul valore della storia per chi si occupa oggi di salute mentale, però non voglio fare troppi spoiler, altrimenti poi non ci ascolta più nessuno quando facciamo la prossima diretta su questo fascicolo. Noi ci rivediamo a febbraio più avanti per parlare di Carlo Livi come perito e di una famosa perizia che ha condotto proprio qui a San Lazzaro, pubblicata poi postuma. Vi ricordo che come sempre tutte le nostre dirette, anche passate, le ritrovate sul nostro canale YouTube, quindi se vi siete persi qualche puntata potete recuperarle tutte. Grazie di nuovo Gaddo, grazie a chi ci ha Grazie. seguito Grazie a tutti. e arrivederci alla prossima.